Molte cose ci hanno diviso durante la campagna elettorale, ma l'amore che tutti portiamo alla nostra città ci può e ci deve unire. Mi auguro dunque che gli stessi criteri guideranno la scelta degli assessori e pertanto propongo che si passi subito alla loro votazione. Chiedo la parola. Per che cosa? Per mozione d'ordine, per comunicazioni che riguardano tutta l'assemblea. Va bene, sentiamo. Il nuovo sindaco ha presentato la sua elezione come espressione del desiderio di assicurare alla città un'amministrazione stabile, corretta ed efficiente. Quindi, un'elezione non politica, puramente amministrativa. Non è vero. L'elezione è il chiaro risultato di un'alleanza politica tra il centro e la destra, con quegli uomini che fino a ieri erano sotto inchiesta. Un'inchiesta, non dimentichiamolo, in una certa misura voluta e appoggiata dallo stesso centro. Io sono un uomo semplice, sono un uomo semplice, non so usare le parole come le usa De Vita, che è riuscito a mettere in disaccordo nel nostro stesso gruppo. Io vado ai fatti, costruisco palazzi, e De Vita li ha visti e dice che non ha niente contro purché siano costruiti dove e come vuole la legge. Ma è qua che si fa la legge, e la facciamo tutti insieme, ma evidentemente nemmeno questo gli va bene a De Vita. Voi avete fatto un'inchiesta su di me e che cosa avete scoperto? Niente, proprio niente. Allora io mi chiedo, anzi comincio a credere che il vostro vero interesse sia che quella gente continui a vivere eternamente nelle catapecchie per permettervi la solita propaganda. Le leggi si fanno in quest'aula. Ed è anche vero che in questo momento voi siete ancora i più forti. Approfittando del potere che è nelle vostre mani, voi però queste leggi non le fate nell'interesse di quelli che vi hanno dato il voto. I miliardi della legge speciale per la città, i soldi di tutti quanti noi cittadini, servono solamente a riempire legalmente le vostre tasche. Legge che verrà fatta da questo consiglio comunale. In quest'aula tu verrai eletto assessore e forse ti illudi che tutto è rimasto come prima. Invece le cose stanno cambiando. Sempre, sempre in una società, quando le cose stanno cambiando, vi è qualcuno che cerca di arraffare tutto quello che è possibile. Tutto quello che è possibile. Senza preoccuparsi dei bisogni e delle speranze della gente, che non è solo quella che vive nelle catapecchie, di cui si ricorda semplicemente quando gli fa comodo. Quelli che sono i vostri sudditi stanno prendendo coscienza, consapevolezza dei loro diritti di cittadini. Nel finale del film di Rossi c'è una previsione importante. A un certo punto De Vita dice giorno verrà nel quale i vostri sudditi diventeranno cittadini. In effetti ciò è largamente accaduto. Largamente accaduto negli anni ultimi, nel corso dei quali sono state sviluppate grandi battaglie che poi hanno portato all'amministrazione democratica e di sinistra.
In primo luogo c'è un fatto storico da cui dobbiamo partire, cioè che questa amministrazione, sorta con una minoranza e di fronte a due gruppi come quello della Democrazia Cristiana con 24 voti e 15 della destra, ha governato ugualmente durante quasi 5 anni ormai, senza crisi. Questi 5 anni hanno introdotto nel costume dell'amministrazione napoletana alcuni principi che credo nessuno più dopo di noi potrà modificare e tornare indietro. Non si potrà tornare a fare il clientelismo, non si potrà certamente ricominciare a favorire l'abusivismo edilizio, riferendomi all'aurismo che ha praticamente deturpato la città, lasciando briglia completamente sciolta a tutti i costruttori, a tutti gli speculatori, senza badare assolutamente alle leggi, al paesaggio, all'igiene, eccetera, eccetera. Beh, oggi quei personaggi che descrive Rosi nelle mani sulla città non sono più nemmeno pensabili, sono passati, ormai sono la preistoria. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila. Eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Questa immagine è la conferma che il mio film Le mani sulla città aveva visto lontano. Il film aveva previsto, sia pure in una ipotesi aberrante, che la città si sviluppasse da queste parti, proprio in questa zona. Ora questa ipotesi è diventata realtà. Quale avvenire, quale visione possono avere della vita uomini che nascono in queste giungle di cemento armato, bambini che non riescono a poter usufruire del loro tempo libero in spazi altrettanto liberi. Le città sono dei luoghi che dovrebbero essere fatti per la vita. Marinami! Morti di ieri e quelli che li hanno preceduti sono le vittime della vergognosa speculazione privata che ha cambiato la faccia della nostra città e che dilaga sempre di più perché trova consenso e complicità perfino tra gli uomini seduti in quest'aula, su questi banchi! Silenzio! Ma insomma, che volete?
Noi chiediamo un'inchiesta sulla speculazione edilizia nella nostra città, ma di questo la magistratura non se ne occupa. Perché intanto l'assessore edilizia non ci dice se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza prescritte? Sono pronto a chiarire. Non chiarisci proprio niente. Su questo argomento questa sera non si parla. Abbiamo problemi più urgenti da dire. Togliete la parola anche al vostro assessore, tanto avete le mani sporche. Le nostre mani sono pulite. Io nel film di Rossi, Le mani sulla città, svolgo la parte di un consigliere di sinistra, De Vita, un consigliere che si batte contro i torti storici che ha subito Napoli. Tutti sanno che Napoli per 100 anni è stata relegata a un ruolo di città parassitaria, assistita, sanno che i cittadini sono stati costretti all'ignoranza, alla subordinazione, allo sfruttamento e sanno che Napoli ha fatto battaglie durissime per il suo riscatto. Devo dire che insieme ai torti storici abbiamo avuto anche la iattura di forze politiche nell'ultimo trentennio, alludo ai Laurini, alludo al sistema di potere democratico cristiano, che hanno aggravato le vecchie condizioni di sfruttamento, hanno innestato elementi speculativi in questa realtà, elementi di profonda corruzione. Nessuna speranza per la navicella amministrativa napoletana. È stata centrata in pieno da un decreto presidenziale. Gravi le accuse, peculato e abuso di potere. Ghiotto argomento di discussioni per la teatrale eloquenza napoletana. I fedelissimi del comandante giurano aspra vendetta elettorale. Tutto però si riduce a roventi frasi. La città resta calma. Lauro vorrebbe parlare al popolo. Per motivi di ordine pubblico il comizio viene vietato. L'infaticabile armatore tiene il suo discorso a Maddaloni. Ospitiamo democraticamente, in sintesi, la tesi del comandante. Lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Napoli, che in soli 5 anni di duro ed aspro lavoro ha trasformato il volto e l'anima della città, tanto da ottenere dai suoi cittadini la maggioranza assoluta di suffragi, è la prova che oggi si cerca di colpire una forza la quale può contendere il passo al partito dominante. Gli anni del laurismo hanno coinciso con il momento in cui si è cominciato a Napoli a porre più organicamente rimedio alle distruzioni della guerra e nello stesso tempo si è avviata l'espansione della città. Entrambi i fenomeni, la ricostruzione e l'espansione, avviatisi appunto negli anni del laurismo, sono stati fortemente condizionati dal tipo di interessi e di gioco economico-sociale di cui il laurismo era portatore. E direi, senza voler pronunciare un giudizio né superficiale né convenzionale, che si è trattato di interessi sostanzialmente di speculazione. Ma voi facendo così fate il gioco delle sinistre allora? Qui non si fa questione di alleanza con la sinistra, è l'opinione pubblica che ha bisogno di essere rassicurata. Del resto, se voi non la volete la commissione, mettetela ai voti, la bocciate, tanto la maggioranza è vostra, no? Se ve la sentite... Ma che sta succedendo? Quelli che dicono? Vogliono la commissione pure loro. Anche quelli del centro? Ma che gioco giochiamo? Si stanno preparando la campagna elettorale. Noi non possiamo permettere che sotto le elezioni si metta in dubbio l'operato della nostra amministrazione. Passa i voti. E già, così tutti sanno che siamo solo noi che non vogliamo la commissione d'inchiesta. Io invece la do, appunto perché siamo sotto alle regioni. Nelle ragioni che determinavano la grossa influenza di Lauro come persona nel mondo napoletano di quegli anni, vi era il mito della persona che era venuto su dal nulla, che si era procurata la sua fortuna da sé, con un atteggiamento di netta sfiducia verso la socialità, il momento della socializzazione, il momento della politica. Qui siete rappresentati tutti, la sinistra, il centro, la destra. Non vi basta? Io vi dico che voi vi farete un grandissimo favore se scoprirete questi famosi abusi e queste deprecate irregolarità. Io voglio moralizzare. Relativamente, aspetta. Buona cosa. Approfittate, ma questo è inevitabile, signore.
L'uomo è uomo, ma fino a un certo punto però, eh. Ma il laurismo è stato un fenomeno abbastanza impressionante, perché Lauro, che è un uomo scaltro, molto scaltro, che è rotto a tutti i trucchi possibili, oltre a capire molto bene, diciamo, i napoletani, però favorendo sempre i lati negativi di un certo sviluppo della città. E era capace di porre i problemi in un certo modo e di affrontare anche le responsabilità che gli competevano così, con molta spregiudicatezza. Questo piaceva in sostanza, perché di fronte alla lentezza, all'immobilismo e poi questa posizione contro Roma, una specie di ribellismo, poi Lauro gli rendeva a Roma i voti che prendeva qua, dando il voto nel Parlamento al governo e mantenendolo in piedi, per avere poi praticamente nel campo, qui in questo porto, le sue navi con delle condizioni particolarmente speciali. Se questo accetta dal municipio il sussidio delle 30.000 lire, quando è dopo non devo dire più niente, il piede nella casa sua, gli stittori non ce lo fanno mettere più, ho voluto capire, sì o no? Figli mia, non mangiava, ma quando è dopo dice bene. No, non ho ragione, perché quando è dopo Dio non ci pensi più, quando si abita dei soldi, come era che non lo metti più. Allora una paura a me figlio, che ha fa? Ha da ragione. Le case sono pericolanti e possono crollare da un momento all'altro. Commissario, io sono ingegnere, queste case sono lesionate come il 40% delle vecchie case di Napoli, ma un pericolo immediato di crollo non c'è, c'è solamente quando fa comodo a certa gente. E come fate a stabilire che non c'è pericolo? L'avete fatta voi la perizia? No, l'ha fatto l'ufficio tecnico del comune, e cioè Edoardo Nottola. In un appartamento di questo palazzo, De Vita, io allora, ebbi uno scontro con Nottola a Rod Steiger, e lo scontro metteva in evidenza due culture, due mondi. Lo vedete questo? È in uccesso. Questa è l'acqua. Tutto pulito, tutto nuovo. Questa è la corrente industriale. Qua c'è la cucina, il gas. Venite, venite. Queste cose qua, voi vi credete che dentro a quelle case ci stanno? Le avete viste? E allora voi mi dovete spiegare perché non è meglio che quella roba si leva da mezzo per fare tanti palazzi come questo qua. Da un lato il consigliere di sinistra, che voleva in sostanza che i palazzi si facessero dove e come voleva la legge, diceva la battuta, una battuta di quel film. E Nottola che invece metteva i piedi sulla legge, impediva che si andasse avanti nell'ordine attraverso un piano regolatore e voleva fare i palazzi dove e come diceva lui. Proprio qui, in questa zona, avvenne il disastro che nel film si chiamò disastro di Vico Sant'Andrea. Proprio qui vennero avanti grandi processi di speculazione che poi hanno cementificato la città, non solamente nel vecchio centro storico, ma come sappiamo sulla collina di Posillipo, al Vomero e così via. Noi contro questa speculazione abbiamo combattuto. Abbiamo persino messo la dinamite in un palazzo di pianura dove cominciava e dove si è continuato ancora a costruire abusivamente. Napoli, 22 maggio 1976. La prima carica di dinamite demolisce un edificio costruito abusivamente a fuori grotta sull'area prevista per la scuola del quartiere. Qui c'era un palazzo di 7 piani, al suo posto invece verrà costruita una scuola. Il recupero dell'area procederà a tempi spediti e verrà portato a termine da un'impresa appaltatrice che non ha avuto paura di sfidare le minacce del racket dell'edilizia. Nei prossimi giorni la giunta deciderà la seconda demolizione.
Ma prima erano le grosse imprese, le grosse immobiliari a decidere dei destini della città. Nella migliore delle ipotesi, il processo di pianificazione sulla città era demandato ai grossi studi professionali. Oggi invece c'è un ribaltamento di questa tendenza. Oggi si lavora per la città qui, in queste stanze, che sono gli uffici tecnici del comune. E quindi è il comune che non delega più a nessuno il processo di pianificazione della città, ma che lo programma e lo gestisce con proprie forze, direttamente, con la partecipazione naturalmente dei consigli circoscrizionali, quindi dei cittadini dal basso, ma con l'apporto poi di architetti, ingegneri, urbanisti che senza rinunciare alla loro professionalità hanno accettato di lavorare per il comune, convinzionandosi con il comune e quindi prestando in questo senso la loro opera. È stata restituita al comune, all'amministrazione pubblica questo potere, peraltro non delegabile, di programmare e di organizzare lo sviluppo della città, ed è in questa direzione che naturalmente ci stiamo muovendo. La storia di questi ultimi 120 anni mi ha insegnato che è per colpa di questa genia di profeti fasulli che l'Italia sprofonda e il sud va a puttana. E per questa malefica razza di meridionalisti sprovveduti e blasfemi che il mezzogiorno d'Italia si trova oggi a doversi leccare piaghe cancerose. L'industrializzazione selvaggia, la distruzione delle campagne, l'alienazione, l'emigrazione, la disidentificazione culturale sono la conseguenza di una politica suicida premeditata da uomini politici o ignoranti o ladri, uomini politici venduti al capitale del nord e alle multinazionali, eredi dei Cavour, dei Cialdini, dei Licasoli e dei Pica, uomini politici che hanno potuto operare ai danni del sud per 120 anni grazie all'inerzia dei nostri rappresentanti o grazie alla loro complicità comprata o grazie all'ignoranza più crassa e più presuntuosa di uomini nostri che una sola qualità positiva hanno mai potuto vantare, un'ambizione smodata, smisurata di conservare intatto il patrimonio familiare ereditato, proveniente da meriti lontani che solo due matrici hanno avuto, leggo e cito Arturo Labriola, o l'usura o le corna. Al signore Compagna, ministro della Repubblica Italiana, non piace che Napoli stia cominciando a meditare finalmente sulle proprie tragedie. Non piace che il Sud ravvisi la necessità finalmente di togliersi di torno i fasulli meridionalisti che hanno retto il sacco ai saccheggiatori e ai guastatori del Nord. Ravvisi la necessità di affrancarsi da Roma prima che sia troppo tardi. Ma questo non mi meraviglia affatto. Ministro entrante ed uscente della Repubblica Italiana, il signor Compagna, detto Chinchino per gli amici, ha paura che il giorno in cui Napoli darà lo sfratto a lui e a tutti quelli come lui, che hanno portato il Sud al fallimento più bestiale e vicino, tremendamente vicino. Io sto dalla parte di chi è costretto a diventare brigante. L'uomo nasce libero ma è costretto in catene. Jean-Jacques Rousseau, L'Émile, primo capitolo. Chi lo costringe alle catene è il potere e poi osa gridargli brigante se quello si ribella. La storia del brigantaggio delle province meridionali è la storia dei briganti piemontesi e di tutti quei traditori che per conservare intatto il patrimonio accumulato sull'usura e sulle corna, lo dice la storia, non esitarono a farsi beccai e stupratori, ladri, sacrileghi e incendiari. Se, egregio barone Compagna, voi non condividete, io non so cosa farci. I libri di storia stanno là, abbiate il pudore di comprarveli, che potete, e di leggerveli. Io me li sono fatti imprestare e li ho letti tutti.
Signor Ministro, ho l'onore di salutarvi. Stavolta non con la sigla solita di Giusura, ma con l'inno del re di Giovanni Paisiello e con lo stemma dei Borboni. Non perché io sia borbonico, ma perché sono rispettoso della storia e anche perché so che così lei si incazzerà moltissimo. È tutto per oggi. Piace perché è un bell'uomo e sta a parlare in televisione. Parli chiaro, parli schiettamente. Mentre mi smazzerite, mi scannate, io parlo di tutti, quello che mi volete fare all'uscita, mi fate. E non ho paura di nessuno. C'è molta gente che vive di lavoro nero, donne e bambini. Non si vedono queste cose, ma le case sono piene di gente che lavora. E che lavora in gran difficoltà, in modo anche malsano, senza garanzie sanitarie, senza garanzie sindacali. La miseria ci sta perché ci deve essere forza come nelle altre città, secondo me, però cioè la miseria vera e propria chi ce l'ha si è chiuso in casa, non esce al di fuori delle pareti domestiche e chi non ci c'è, la miseria che fanno vedere per televisione, che intervistano a volte gente, è un'abitudine del popolo napoletano di lagnarsi. Thank you.
facciamo attenzione a non guardare la città di Napoli con occhi antichi, a non immaginare la città di Napoli solo come arretratezza, come degrado, come sfascio, perché Napoli è tante cose assieme. Certo, Napoli è un grosso dramma, ma io dico è un dramma tutto calato dentro la realtà dell'Italia e dell'Europa di oggi, quindi se vogliamo dire è un dramma moderno, è un dramma moderno. Ci sono i vicoli di Napoli, ci sono i bassi di questa città, ma al tempo stesso ci sono i famosi ghetti, i nuovi rioni, mostruosi rioni di Secondigliano, del rione Traiano, dove vi è alienazione profonda, dove direi si è rotta anche e si è smarrita anche quel senso di comunità che esisteva negli antichi vicoli di Napoli. Ma teniamo conto che a Napoli vi è anche una grossa diffusa classe operaia, teniamo conto che a Napoli vi sono istituti di ricerca, vi è tecnologia avanzata, vi sono piccole e medie imprese, aziende conciarie, tintorie, calzature, che si stanno organizzando, consorziando, che chiedono al comune un intervento affinché l'imprenditoria napoletana possa svilupparsi non sulla pelle dei lavoratori, ma con una sua competitività. Noi ci troviamo in questo momento nella sala delle laboratorie elettroniche della città, del comune. Bene, può sembrare cosa da poco, ma questo è un primo passo rivoluzionario, a mio avviso, in una città sottosviluppata come Napoli, perché finalmente si esca da una gestione tutta basata sull'improvvisazione, sull'intuito, sull'emotività, e si entri finalmente in una visione razionale della gestione di una città. Abbiamo costruito un collettore di Secondigliano, di cui sono fatti già parecchi chilometri, 4 o 5 chilometri, a 30 metri sottoterra, e che quando sarà finito sarà uno dei collettori più moderni, direi a livello europeo. Siamo sul pozzo a vortice del collettore di Secondigliano, nella zona della rotonda di Arzano. Questo pozzo a vortice serve per trasformare il sistema fognante da superficiale in sistema profondo, in galleria. Sono gallerie lunghe circa 12 chilometri, servono una popolazione di circa 300.000 abitanti nella zona nord e di quasi altrettanti nella zona orientale, alle falde del Vesuvio e nella zona di Barra, Ponticelli e San Giovanni.
Alle mie spalle si vedono una batteria di dischi magnetici su cui vengono raccolti tutti i dati della popolazione anagrafica del Comune di Napoli. Su questi dischi vengono raccolte le informazioni della platea del Comune di Napoli, sia anagrafica, sia per quanto riguarda anche altri tipi di servizi, come per esempio la ragioneria, il servizio tributi. Siamo in attuazione per le vaccinazioni, cioè per il servizio igiene e sanità. Su questi dischi magnetici vengono raccolte tutte le informazioni che permettono il rilascio immediato in tempo reale presso le sezioni municipali di certificati anagrafici e di stato civile. Prima ci volevano dai 15 ai 20 giorni per il rilascio di un certificato a mano, attualmente il cittadino si presenta alla sezione e in tempo reale, cioè subito, ottiene le informazioni desiderate o il documento. Scangioino, che è il simbolo della città di Napoli, grande castello della regina Giovanna, è diventato il centro nuovo della cultura. Allora, evidentemente a questo punto, al Sempione del 77, quelli che ci stavano a guardare, magari un po' ironicamente, hanno capito che invece le cose andavano in un senso diverso da quello che loro speravano e hanno sferrato una formidabile, intensissima offensiva in tutti, con tutti i mezzi, nessuno escluso, dal suggerire, forse dall'organizzare cortei dalla mattina alla sera con tentativi anche di entrata violenta nel comune, con gente sotto le finestre che batteva il tamburo dalle 9:30 fino alle 4 del pomeriggio, mandandoci qui delle persone quali venivano e dice: voi abbiamo saputo che voi potete fare questo e vogliamo questo. Agli ex detenuti, al fatto che qualsiasi cosa in città potesse succedere di negativo, la colpa era data all'amministrazione. Proprio una cosa? D'Annunziano. Telespettatori, buonasera a tutti. Parecchie le prenotazioni questa sera, molte telefonate, quindi io prego il sindaco di dare delle risposte, mi perdoni, le più brevi possibili, le più concise, tanto per dare la possibilità a tutta questa gente che si è prenotata di avere una risposta. Cercherò di essere telegrafico, come si dice. Benissimo. Pronto? Vediamo la prima telefonata, se è arrivata. Pronto, canale C, pronto? Buongiorno, chi è il signor sindaco? Sì, no, guardi, sono cortese. Lei voleva parlare col sindaco, lei è la signora? Ponti. La signora? Ponti. Volti? Sì, Ponti. Sì, un attimo che le passo il sindaco, scusi. Pronto? Buongiorno, lei è il signor sindaco? Sono io, sì. Buongiorno. Signor sindaco, senti, io le vorrei rivolgere alcune cose tramite mio cognato. Abbiamo fatto tante di quelle lettere raccomandate all'Enel, al Comune, alla SIP, insomma tante e tante di quelle raccomandate per avere un posto, perché mio cognato è figlio di orfano di guerra. È figlio di? È disoccupato. Non ho capito, figlio di? Orfano di guerra. Ah, ho capito. Sta scritto al collocamento degli orfani di guerra, sta scritto al collocamento degli disoccupati. Ma fino adesso ci hanno sempre promesso qualche cosa, ma non... Ma guardi, il problema non è un problema singolo.
Io capisco benissimo che lei giustamente si interessa di suo cognato. Sì, perché mi ma io non posso, ma io non posso interessarmi soltanto di suo cognato, né del cognato di un altro, né del fratello di un altro, né del cugino, del parente, del fratello del senatore di Castellammare. Io devo occuparmi della città e quindi devo cercare di far avere la città dei soldi. Lei che ci sia lavoro, perché il lavoro non si risolve con una persona, bisogna trovare lavoro per migliaia di persone. Lei sa che ci sono circa 100.000 disoccupati, lei sa che ci sono perlomeno, forse di più, iscritti al collocamento nella campagna 370.000 persone, delle quali alcuni hanno, secondo me parecchi, hanno anche così un lavoro, diciamo così, precario, oppure aiutano il padre, il fratello, eccetera, eccetera, e non risultano iscritti nel collocamento. Ora, noi passiamo attraverso il collocamento. Ma, signor sindaco, anche nel collocamento evidentemente non funziona bene, perché mio cognato tiene dei documenti scritto al collocamento, sia agli altri due, che sono 15 anni. Sì, ma io non dico che lei abbia torto, lei ha perfettamente ragione ed è una vergogna che in questa società ancora si sia in queste condizioni. Sì, perché io sono comunista, perché mi batto da 45 anni contro queste vergogne. Anche io e adesso che sono sindaco devo però tutelare gli interessi generali, non posso distribuire i posti come si è fatto a Napoli tante decine di anni sulla base del do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Io ti do un posto, tu mi dai il voto, altre cose del genere. Io non li conosco quelli che vengono a lavorare al comune. Abbiamo assunto migliaia di persone al comune sulla base sempre o di concorsi oppure sulla base di elenchi del collocamento, e chi viene, perché rispetta, entra a lavorare. Io non posso decidere, tu mangi perché ti conosco e quell'altro invece muore di fame perché non lo conosco. Ma lei lo sa meglio di me che al collocamento ci sono degli imbrogli, signor sindaco. Ma se lei mi segnala un imbroglio, siamo dispostissimi a prendere delle misure draconiane, ma noi non conosciamo questi imbrogli. Poi guardi che lì dipende dal Ministero del Lavoro, non dipende da noi. Ma comunque al collocamento ci stanno, e che ce ne stanno, perché ci stanno persone che adesso hanno presentato dei documenti al comune e sono entrate al comune. No, guardi, io le smentisco nel modo più assoluto. Lei non ha il diritto di affermare cose che non sono vere, oppure se sono vere, lei deve il coraggio di scrivere un pezzo di carta e firmarle. Ha capito? Se no non dica queste cose qua. Perché non è vero, non si è assunto nessuno al comune, nessuno! Ma queste qua che sono entrate al. Nel modo in cui dice lei. Fatele passare, io mi domando come posso rispondere sorridendo a qualcuno che evidentemente soffre perché ha bisogno di trovare un lavoro per la sua famiglia, eccetera, e mi fa questa domanda. Come posso rispondere sorridendo? Dicendo no signora, non c'è, no, devo giustificarmi. Quando poi mi si accusa di essere uno di quelli che continuano nel vecchio sistema, allora io poi a un certo punto scatto, beh, poi ognuno c'è il carattere che c'ha, che si può fare. È un rapporto più intimo, più ravvicinato, non so perché esistono queste radio libere. Perché prima di lui nessuno l'ha fatto. Ognuno, insomma, chi per qualunquismo, chi per menefreghismo, chi perché per sentito dire, può avere una falsa idea di quello che può essere la verità. Il sindaco, insomma, questo rapporto che si è instaurato tra il sindaco e il cittadino, queste cose possono essere chiarite e quindi la verità può venire a galla, insomma. Sì, perché almeno ci sentiamo più, non so, più sicuri, più vicini. Meno abbiamo qualcuno che vede i nostri problemi. Guarda, quando io sono stato eletto e ho dichiarato che avrei messo un microfono dentro il mio ufficio con gli altoparlanti in piazza Municipio per informare passo a passo tutto quello che sarebbe successo entro il Palazzo San Giacomo. In realtà questa cosa era una cosa di così. E è stato detto che io facevo così della propaganda, ma poi in realtà non si poteva fare quello che io chiedevo, eccetera, eccetera. Vabbè, d'accordo, è vero, questa cosa non si poteva fare. Però quello che ho cercato di fare, mi pare che quelli che hanno vissuto questi anni, anche diciamo gli avversari possono testimoniare, che ho cercato tutti i mezzi possibili per entrare in contatto con la pubblica opinione. Però è chiaro che ancora sono insufficienti rispetto al bisogno di collaborazione che deve instaurarsi per forza di cose. Governare una città come quella di Napoli non si può governare da un solo palazzo,
e nemmeno da 25 palazzi. Occorre la presenza e la comprensione di migliaia, di centinaia di migliaia di cittadini, se no non si può governare la città. Chi ha chiesto la parola? No, prima c'è il consigliere Daniele e poi c'è... lei venga a leggere qua. Per quale motivo? Se fosse lei prima, parlerebbe prima. Mi parla su altro argomento o su questo? Su altro argomento, se è consentito. Sull'ordine dei lavori. Voi esprimerei il... E poi chi ha chiesto la parola? Su questo argomento. Consigliere Daniele. Signor Sindaco, io voglio denunciare in questo Consiglio Comunale quella che ritengo una provocazione contro la città. Credo che tutti quanti siamo informati, abbiamo potuto leggere dalla stampa cittadina che il gruppo dirigente della finanziaria GEPI ha deciso di mettere in liquidazione la Naval Sud. Dopo 7 anni di cassa integrazione e dopo miliardi spesi, miliardi di denaro pubblico spesi per avviare un procedimento di ristrutturazione e di riconversione, la GEPI, dopo un lungo balletto condotto cercando di sfuggire alle proprie responsabilità, con una tracotanza direi inusitata per una finanziaria pubblica, decide di mettere in liquidazione il cantiere e di mandare sul lastrico oltre 100 lavoratori. Io credo che intorno a questo fatto dovremmo esprimere questa sera un elemento di grave preoccupazione, perché questo è un colpo che viene a cadere in una zona della città che vive già un processo drammatico di stillicidio, di chiusure di piccole, di medie e di grandi aziende. Proprio noi più volte abbiamo sollecitato, ecco, su questo argomento che l'amministrazione comunale si rendesse partecipe, però dobbiamo ancora una volta riscontrare la non volontà dell'amministrazione comunale, non soltanto per quanto riguarda la Naval Sud, ma anche per quanto riguarda la cantieristica e tutta una serie di una problematica che interessa in modo particolare la zona orientale, che le partecipazioni statali hanno un ruolo determinante, devono addivenire a un incontro con il Comune e con la Regione. Voglio raccontarvi che le riunioni alla Regione hanno reso palmare di fronte a tutti come vi fosse una strumentalizzazione dietro questa ipotesi che circolava. Se noi ci preoccupiamo della disoccupazione napoletana, dovremmo interessarci anche di questi problemi. Voglio dire questo, la Giunta non si è mai interessata di questo problema. Guardi, io non raccolgo la sua provocazione, perché sarebbe da rispondergli, da rovesciargli sulla testa una montagna di cose sulla Democrazia Cristiana e il suo governo, perciò è meglio che la di patria. Lei veramente va cercando delle risposte sferzanti. Come ci accusa a noi della disoccupazione a Napoli? Ma stia zitto, per favore, è il governo che è responsabile della disoccupazione, non siamo noi. La faccia il favore, la faccia il favore. Perché le partecipazioni statali chi è che le dirige? Cioè, il Comune che dirige, la Cassa del Mezzogiorno chi le dirige? Il Banco di Napoli, il Porto? Abbiamo le mani pulite, signor Sindaco. Siamo qui. Allora, chiama lei. Questa battuta non l'ho detta io. Allora apro un dibattito. Questa battuta non l'ho detta io, l'ha detta lei. Ma lasci stare, abbiamo le mani pulite. Allora basta di fare questo. Consiglieri, sono qui, nessuno di noi ha dato via. Ci sono le cose da discutere qua. Si rammenta, nessuno di noi ha abbandonato quest'Aula per certi fatti. Te lo rammento molto bene. A che parte di una provocazione si vede subito? Questa città è caratterizzata anzitutto da una presenza notevole di disoccupati. La città partecipa alla popolazione nazionale col 2%, cioè a Napoli gli abitanti rappresentano il 2% dell'intera popolazione nazionale. Invece i disoccupati sono l'11%. Anche in questo caso non si tratta delle cifre spaventose che si sono dette spesso, 3, 4, 500 mila disoccupati, però si tratta comunque di una cifra notevole che oscilla sempre intorno al centinaio di migliaia di disoccupati. Yeah.
Buonasera, e questa è la 14ª puntata di Presa Diretta, la prima parte di Presa Diretta che va in onda dalle 19.35 alle 20. La seconda parte andrà in onda dalle 22 alle 23, sempre di questa sera. Questa sera Presa Diretta dedica la puntata appunto al problema dei disoccupati e della disoccupazione. Io trovo non giusto che non si sia trovato il tempo, né da parte del Ministro dell'Industria, né da parte del Ministro delle Partecipazioni Statali, né da parte del Ministro del Lavoro, di partecipare a questo incontro. Vogliamo una televisione aperta ai problemi reali della gente, quando questa cosa si fa poi si è latitanti da parte di chi è il primo responsabile. Io su questo non avevo nessuna protesta particolare, dico che però è un dato che bisogna registrare, tenere in conto. Comunque tre volte siamo stati alla Regione, ignorandoci completamente, non ci ha ricevuto, per cui abbiamo protestato occupando la torre biologica del Policlinico. Inoltre tre di noi, per aver partecipato alle lotte, sono stati arrestati e condannati a 14 mesi di reclusione per adunata sediziosa e blocco stradale. Ora vogliamo che il Presidente della Regione, insieme ad altre autorità competenti, risolva al più presto il nostro caso. Abbiamo bisogno di lavorare, aiutateci tutti. Noi ci siamo scontrati con le liste di lotta oggi, perché io dico, l'ho sottolineato figlio delle organizzazioni sindacali, perché volevo dire che ieri la strada era questa, oggi noi diciamo, attenzione, il lavoro si conquista con la lotta. E quindi occorre una lotta di disoccupati e di occupati per il lavoro. Che i disoccupati si organizzino anche autonomamente va benissimo. Il punto difficile è che se si organizzano tante liste, le quali ciascuna chiede il privilegio nell'avviamento al lavoro, si può creare una contraddizione tra i disoccupati stessi, la guerra dei poveri, mentre nella nostra ispirazione c'è di insistere affinché la lotta per l'occupazione sia la più larga possibile e poi l'avviamento al lavoro avvenga, certo, attraverso delle strutture statali, diciamo così, collocamente, che devono avere un controllo diretto anche dei disoccupati assieme ai lavoratori e alle istituzioni. Cioè, in poche parole, De Masi, io dico questo, attento se il disoccupato deve autogestire il proprio collocamento, che qualche volta significa la miseria, perché poi non ci sta occupazione di lavoro. Il disoccupato, secondo noi, deve controllare veramente fino in fondo un collocamento profondamente riformato. Noi nel 1974 alla SNEA di Napoli eravamo riusciti ad ottenere un incremento di occupazione di circa 300 unità, strappando degli accordi in cui si prevedevano una serie di investimenti nello stabilimento di Napoli. Oggi invece ci troviamo con un problema molto più drammatico. I chimici della zona orientale sono letteralmente scomparsi. Un concetto lo voglio ribadire con forza. Noi non vogliamo ricadere, come giovani, in una logica di assistiti. Vogliamo evidentemente esprimerci anche noi in questa società come parte integrante, dando il nostro contributo alla rivalutazione generale, appunto, della società italiana. C'è stata una serie di lotte, ondate successive, le lotte per il pane, le lotte per i trasporti, le lotte per la casa, le lotte per la salute, che ebbero il loro culmine nel caso del colera, e quindi una serie di lotte che hanno visto aggregazioni di base. Tra queste aggregazioni di base credo vada segnalato in modo particolare quella dei disoccupati organizzati. Ed è proprio questa la novità, i disoccupati che non più chiedono qualcosa ma si organizzano lotto. Ecco che quindi cade anche la figura del disoccupato che si arrangia, che cerca. E noi che l'abbiamo vissuto possiamo ricordarci benissimo, le decine e decine di assemblee, anche con le forze politiche, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Certo non è stato un rapporto semplice, è stato un rapporto sofferto, al limite tra il dibattito forte, però c'è sempre stata la capacità, ecco, di ricondurre anche la rabbia dei disoccupati nel riuscire a cambiare qualcosa, a realizzare più posti di lavoro, maggiore occupazione. È chiaro che ci siamo trovati di contro non tutti indistintamente, ci siamo trovati di fronte soprattutto alle forze più arretrate della città di Napoli, a chi ha governato in un certo modo e continua
e ha fatto di tutto per far rimanere in propria mano il potere, si è gestito il collocamento, mi riferisco evidentemente alla Democrazia Cristiana, a queste forze politiche che si sono sempre gestite il potere a Napoli. Una cosa è anche certa, se prima si è giocata sulla pelle dei disoccupati facendo del clientelismo il cavallo di battaglia per l'occupazione, oggi tutto questo non è possibile. Il dato positivo è proprio questo, che io disoccupato ero, oggi sono occupato e sto continuando a lottare sul posto di lavoro, perché penso che, ecco, bisogna stare uniti occupati e disoccupati, penso che bisogna cambiare dal posto di lavoro, dalle fabbriche, dai luoghi di lavoro, perché avere un controllo più diretto dei lavoratori su come si gestisce tutta la società, su come si produce, che cosa si produce, proprio per aumentare maggiore occupazione e per dare sempre meno spazio a chi vuole, ecco, arricchirsi sulla pelle dei lavoratori, strumentalizzare e non cambiare Napoli e l'Italia. Quante volte mi è capitato di ricevere delegazioni di disoccupati che volevano parlare con l'assessore del comune di Napoli. Io dicevo, ma scusate, ma perché non andate in prefettura, perché non andate alla regione, perché non vedete il governo, il lavoro da là viene innanzitutto? E loro rispondevano, guardate assessore, la prefettura ci riceve con i carabinieri, la regione ci riceve con un segretario del segretario dell'assessore, Roma è lontana, noi perlomeno voi ci ricevete, discutete, diventate anche un punto di riferimento del movimento. Ecco, vorrei dire, questo è il rapporto nuovo tra comune, istituzione e movimento, che non si può dire solo un rapporto di antagonismo, ma anche un diverso, una diversa combinazione tra movimento e modo di governare la città. Io direi che l'amministrazione comunale in questi anni duri di dramma moderno che abbiamo tutti vissuto sulla nostra pelle, non ha mai smarrito un elemento di fiducia, perché ha guardato, ha tenuto presente questa Napoli che cambia. Ecco, noi siamo qua perché questa conceria e altre concerie in breve tempo saranno raggruppate per iniziativa dell'amministrazione in un'unica area industriale attrezzata per la piccola e media impresa, con la Stazione Nazionale Sperimentale Pelli, con le mense in comune, con le mostre in comune, con attrezzature di disinquinamento. Ecco come noi vogliamo cambiare questa città, facendo leva anche sulle energie, le risorse, la volontà dei cittadini.